È andata alla grande. Avevamo finito bene il 2013, siamo già partiti forti nel 2014, quindi continuiamo così e arriviamo prima possibile a 40. Complimenti per te anche di Natale. Vabbè, fa piacere ricevere i complimenti da Totò, a parte che è un amico, ci siamo tolti qualche soddisfazione assieme anche in nazionale, quindi gli faccio un grande in bocca al lupo nella speranza che torni presto al gol, perché so cosa vuol dire per un attaccante non far gol. Quanto ti manca la tripletta? Perché sei andato vicino con la Lazio, ancora più vicino oggi. Speravo, perché volevo portare questo pallone a casa, soprattutto da portare alla mia bambina. Adesso le avevo dette ai miei compagni. Però a parte tutto sono contento della mia prova, sono contento soprattutto della prova del Verona. E quindi non importa se faccio gol d'uno, due o tre, l'importante è che il Verona fa punti e il Verona arriva il prima possibile alla salvezza. Un Verona da Europa e un Toni da Mondiale? No, diciamo che è un Verona che sta giocando bene, sta giocando sulle ali dell'entusiasmo. Io l'ho sempre detto, questa è una squadra che sulle ali dell'entusiasmo può giocarsela con chiunque. Perché quando le cose vanno bene fai magari delle giocate che in momenti di difficoltà non le faresti mai. E quindi continuiamo così, perché stiamo facendo veramente qualcosa di straordinario. Complimenti anche al mister, perché sicuramente che se giochiamo così bene è perché prepara bene le partite e arriviamo la domenica e sappiamo quello che dobbiamo fare. Ecco, più passa il tempo, più inevitabilmente insomma il tuo pensiero da professionista va a quel Brasile che si sta avvicinando. Io sinceramente non ci penso al Brasile, io penso al Verona, penso a far bene, penso a fare i gol. Tanto il mister della nazionale Prandelli mi conosce, sa quello che posso dare. Vestire la maglia della nazionale è sempre stato un onore per me, quindi figuriamoci in una competizione come quella del mondo. Io ho avuto la fortuna di farla e di vincerla, quindi so cosa vuol dire giocare un campionato del mondo. Se vorrà una mia mano sarò il primo a essere contento ad andarci, però non vivo per questo sicuramente. Senti, quando devi lavorare il pallone al limite dell'area avversaria, probabilmente l'occhio umano più di una o due soluzioni non le vedi, per oggi è stato un esempio di strapotenza, vedevamo addirittura 5-6 tuoi compagni che appena possibile seguivano questa azione, cioè una squadra che sta bene oltre che di gambe, sta bene proprio anche di testa. Sì, è chiaro. Ripeto, quando giochi tra virgolette in tranquillità fai anche delle cose che magari in momenti di difficoltà non le faresti mai. Poi abbiamo tutta gente di gamba, perché abbiamo Romulo, abbiamo Jankovic, abbiamo dopo entrati Turbe, e gente che ha giocatori che ha qualità e hanno gamba, e quindi giocando anche in contropiede così esaltano anche le loro caratteristiche. Ecco, non voglio pensare che fosse quello di Firenze il record tuo da battere, mi riferisco ovviamente all'anno scorso, agli 8 gol, siamo già a 9, mentalmente ti sei dato un'altra asticella da alzare. No, io non ci penso mai ai gol da fare, io penso a giocare bene, far gol, e il mio obiettivo è portare il Verona il prima possibile alla salvezza, poi dopo è chiaro, più gol farò e più sarò contento, però adesso sono a 9, speriamo subito già di arrivare in doppia cifra dalla prossima partita. Senti, per te è una grande gioia, perché comunque arriva uno dei più grossi attaccanti del mondo che è Higuain, e si parlerà della sfida nella sfida Toni Higuain, cioè alla tua età, che sei stato campione del mondo, però queste sono grandissime soddisfazioni che vanno al di là di quello che stai facendo per questa squadra. Infatti sono molto soddisfatto, perché io mi conosco, io so quali erano le mie potenzialità e so che quando sto bene di testa e fisicamente me la gioco con chiunque. La soddisfazione è vedere anche molta gente che si ricrede, molta gente che non pensava a un Toni così. E sai, quando arrivi a una certa età, dopo che hai avuto la fortuna di vincere tanto, queste sono le soddisfazioni più belle. Quindi voglio ancora togliermele da qui a giugno e poi dopo vediamo. Dopo il tuo secondo gol ti ho visto toccarti la coscia sinistra, ho detto cavoli, vedrai che adesso si riposa un po' e non lo fa entrare nel secondo tempo, invece Mandolini a te proprio non ce la fa, rinuncia. No, è stato un modo divertente di festeggiare con Romulo del dire tipo che mi ero fatto male, ma una semplice piccola battuta che con Romulo, ma niente di più. Lo fai un altro anno nel Verona? Non lo so, vediamo quello che succederà a giugno, come starò. Mi piace finire al top, l'ho sempre detto. Quando sarò a giugno intanto cercherò di festeggiare questa salvezza col Verona e poi dopo vedremo quali saranno le motivazioni e prenderò una decisione con la mia famiglia in tutta tranquillità. Ma no, proprio non ci pensate all'Europa. Sai, l'Europa è meglio volare coi piedi per terra, perché in Serie A, l'ho sempre detto, puoi perdere contro chiunque. Godiamoci questo momento e arriviamo il prima possibile a 40, poi dopo vediamo quello che succederà. Però adesso stiamo ancora belli tranquilli perché non siamo a 40. Da papà a papà, io sono papà di un bel bambino di 8 anni, mi dici quanto ti ringiovanisce avere una bambina piccola? Perché insomma
ne hai 36, quasi 37, quanto ti dà slancio in più rispetto a prima? Ma penso che è la gioia della vita, capisci perché sei al mondo da quando uno diventa papà, e quindi per noi è stata una cosa stupenda. Adesso ce la godiamo e quindi che posso dire? Quindi non vedo l'ora che cresca, per magari prima della fine dell'anno, per riuscire a portarla anche allo stadio, mi piacerebbe. La tua compagna cosa ti dice? Smetti, continua? No, la mia compagna mi ha sempre detto di continuare a giocare, forse perché non mi voleva a casa, magari è quello. Però a parte quello non lo so, perché comunque viviamo... Ha ragione lei, meglio così comunque. Ma sì, no, più che altro stiamo bene, vive molto bene, viviamo bene a Verona, quindi per ora sta andando veramente tutto bene, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni, quindi... Però rimaniamo ancora belli tranquilli e arriviamo a 40. Chi vedi come Befana gialloblu? Setti, Sogliano, Mandorlini, a chi metteresti una bella scopa, un bel nasone, un bel cappello da... Scopa non la darei a nessuno, perché vuol dire che va via e quindi è meglio tenerli tutte queste persone, non lo so, penso che il segreto di questo Verona parte anche da un presidente, da un allenatore, da un direttore, che non è mai facile far calcio, penso, e non è mai facile far calcio quando hai anche non tanti soldi rispetto ad altre squadre che ne hanno molti di più. Quindi bisogna fare un bel applauso al presidente, al direttore, al mister, perché penso che stanno dando una grande gioia a Verona e tutti i tifosi del Verona, perché penso che non è stato facile costruire una squadra del genere, quindi è giusto adesso che la scopa non la diamo a nessuno, poi vediamo a giugno. Grazie. Ciao. Ciao.